Purtroppo c'è stato questo problema di ordine tecnico che ha portato alla chiusura del contatore, un problema che non appena ci è stato segnalato abbiamo fatto di tutto affinché potesse risolversi nel più breve tempo possibile. Infatti già da ieri mattina sono stati messi in campo gli atti affinché la situazione si potesse risolvere. Purtroppo ci sono dei tempi tecnici che abbiamo cercato di stringere nel più possibile dei modi, ma crediamo che sia una situazione che possa risolversi a breve, non c'è necessità di installare un nuovo contatore, quindi diciamo che c'è bisogno di un riallaccio che nei prossimi giorni, ma ad esagerare, potrà tornare ad essere completamente operativo e andare purtroppo, ovviamente ci scusiamo per quelli che sono stati dei problemi di natura tecnica e di gestione amministrativa, diciamo così, ci scusiamo per il disguido per la città di Teramo, ma anche per tutte le altre realtà che comunque svolgono la loro attività sul Dino Besso con l'impegno che abbiamo già messo in campo da ieri affinché la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile. È una problematica che è sorta, è una problematica ancora maggiore degli impianti. Si parla molto dell'impiantistica per il Città di Teramo, campi di allenamento, Bonolis, insomma, è stata appunto una problematica ulteriore su una situazione abbastanza complicata per la squadra di calcio. Sì, al netto della problematica, insomma, dell'impianto di gioco, l'impianto del Dino Besso in gestione CSI, diciamo che è un impianto dedicato agli allenamenti del Città di Teramo, con la cura del Comune di Teramo e del CSI di dare quanto più spazio possibile alla realtà del Città di Teramo. Questo è anche, diciamo, chiaro ed era evidente, scontato ed era sia negli intenti del Comune e dello stesso gestore CSI, ma a conoscenza anche del Città di Teramo, con il Presidente a Di Rastelli, insomma, abbiamo sempre condiviso questa priorità che loro dovessero avere sulla possibilità di poter effettuare gli allenamenti in un impianto dedicato. Purtroppo si è creato, come ripeto, un disguido che non era assolutamente nostra intenzione. Ripeto, ovviamente ci scusiamo per questo problema di natura tecnica, consapevoli di aver già da ieri messo in campo tutte le iniziative e le operazioni necessarie affinché questo problema possa risolversi nel più breve tempo possibile, da qui ai prossimi giorni, ma speriamo anche prima. Ma la città di Teramo prima o poi avrà un campo di allenamento, ovviamente seguendo quelle che sono le norme di legge. Sì, stiamo lavorando in tal senso, ci sono anche le ultime notizie che ci sono state anche dall'assessore ai lavori pubblici date negli ultimi giorni. È ovvio che è una situazione abbastanza importante e soprattutto importante per la realtà di calcio della città.